Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Proseguiamo con la lettura dal libro Per amore di Josef Ratzinger, Benedetto XVI, pubblicato dalla Cantagalli. Arriviamo a leggere l'omelia che ha per titolo Il segno di Maria. Le letture sono Isaia 7, 1, 17 e il Vangelo di San Luca, capitolo 1, 26, 45. Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Isaia 7, 11, 12. La risposta che il re Acaz dà al profeta Isaia sembra a prima vista una risposta dettata dalla fede, anzi da una fede matura e disinteressata, animata da un senso acuto della trascendenza di Dio nei confronti delle vicende storiche del popolo eletto. Chiedere un segno al Signore non vuol forse dire metterlo alla prova, così come più volte dubitando lo misero alla prova gli ebrei nel deserto? La vera fede non è forse quella che non ha bisogno di segni, quella che crede senza vedere, come dirà Gesù risorto a Tommaso? Non è forse contrario alla purezza della fede del Dio dell'universo mischiarlo nelle questioni politiche di una nazione particolare, di chiamarlo in causa in una piccola guerra tra piccoli regni? In quei giorni, infatti, il regno di Giuda era attaccato congiuntamente dagli eserciti di due popoli vicini, quello di Rezin, re di Aram, e quello di Pekach, re di Israele. La paura davanti a questo attacco era tanta che il cuore del re e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Isaia 7,2. Di fronte a queste minacce, il re Acaz pensa di chiedere aiuto alla Siria. Il suo proposito risponde alla logica del realismo politico. Questa alleanza appare oramai come l'unica risposta che può assicurare la sopravvivenza del regno di Giuda di fronte agli aggressori. Tuttavia, questa politica della ragione, il profeta Isaia contrappone la politica della fede. La consistenza storica del popolo di Israele non è data da alleanze umane, ma dalla fede nel Signore. Egli ammonisce perciò il re Acaz a non allearsi con la Siria e a confidare solo in Yahweh. Se Dio ha scelto Israele, lo ha costituito come suo popolo e gli ha donato le sue promesse, allora solo Dio può salvarlo nel momento del pericolo. Davanti alla posizione di Isaia, l'atteggiamento realista di Acaz si svela allora per quello che è nel suo nucleo più profondo, una mancanza di fede. Certamente in astratto Acaz non nega l'esistenza di Dio, sembra anzi difenderne l'assoluta trascendenza rispetto alle vicende concrete della politica. In realtà quello che Acaz nega è che Dio possa intervenire nella storia, che la fede in lui possa avere una rilevanza concreta nella trama degli avvenimenti che segnano l'esistenza dei popoli e delle persone. Di fronte a questa radicale e pratica mancanza di fede, Dio stesso interviene per dare un segno, per suscitare, cioè, un avvenimento concreto dentro la storia che mostri la sua presenza di salvezza. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Isaia 7,14. Emanuele, cioè il Dio con noi, Dio in mezzo al suo popolo, compagnia concreta dentro le vicende della storia. In mezzo alla storia fatta dalle guerre dei potenti e dai loro intrighi, dai loro tentativi di pace e di alleanza, ecco che il Signore stesso suscita un avvenimento nuovo, una storia nuova. La fede non è estranea alla storia, al contrario, Essa sa riconoscere nella storia il segno della presenza di Dio e così essa genera nella storia una storia nuova. La Chiesa ha sempre riconosciuto nell'avvenimento dell'Annunciazione a Maria il realizzarsi dell'antica e misteriosa profezia fatta dal profeta Isaia al re Acaz. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Luca, capitolo 1, 30-31, riferimento a Isaia 7:14. All'incredulità del re Acaz, che rifiuta il segno, corrisponde ora finalmente la fede di Maria, che accoglie il segno che le viene dato, anche quel segno particolare che l'angelo le offre quale aiuto per la sua fede, l'eccezionale maternità di Elisabetta, che nella sua vecchiaia concepisce un figlio. Così la fede di Maria diventa la terra buona, benedetta e piena di grazia, che accoglie la presenza del Signore nella storia, lo spazio che gli permette di entrare nella storia. Attraverso il sì di Maria, attraverso il suo atto di fede, comincia quella storia nuova, la storia del Dio con noi, profetizzata da Isaia. Il Padre delle Misericordie ha voluto che l'accettazione da parte della predestinata madre precedesse l'incarnazione e così, come disse Sant'Agostino, il concepimento nello spirito di Maria attraverso la fede ha preceduto il concepimento nella carne. Questo fiat di Maria, avvenga di me secondo la tua parola, ha deciso dal lato umano il compimento del divino mistero. C'è una piena consonanza con le parole del Figlio, che secondo la lettera agli Ebrei, entrando nel mondo, dice al Padre: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Ebrei, capitolo 10, 5, 7. L'incarnazione dell'Emanuele, del Dio con noi, è possibile per questa consonanza del sì della creatura, del sì di Maria con il sì del Figlio. Potremmo dire che la grandezza di Maria non sta nell'essere diventata madre di Dio, perché questa è la grandezza di Dio, ma nell'aver detto sì al grande incontro che le ha toccato il cuore. La fede di Maria è dunque lo spazio aperto perché Dio entri nella storia e generi una storia nuova dentro la trama incerta e confusa degli avvenimenti della storia. Per la sua fede Maria è beata. Beata colei che ha creduto. Luca 1, 45. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. E tuttavia la fede di Maria, come ogni fede autentica, è costantemente segnata dalla prova, dal nascondimento, dalla dimensione della croce. L'angelo le aveva annunciato: sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Luca capitolo 1, 32-33. Il mistero di Dio ha appena preso carne in lei, che subito è lasciata nella solitudine, e l'angelo partì da lei. Che cosa avrà provato a custodire da sola questo mistero, un mistero totalmente affidato a lei, ragazza di uno sperduto villaggio della Galilea? E quale prova sarà stata per lei custodire la fede in colui che sarà chiamato figlio di Dio e regnerà per sempre, mentre suo figlio Gesù, nei 30 anni della vita nascosta, era da tutti ritenuto solo l'umile figlio del falegname? Proprio nella più intima vicinanza con Gesù, dentro la vita quotidiana di Nazareth, il mistero rimane per Maria davvero mistero, ed ella può raggiungerlo solo attraverso la fede, ma soprattutto è sotto la croce, dove tutto sembra per sempre finito, che anche la fede di Maria passa per la sua prova suprema, per il buio totale. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Luca capitolo 2, 35. Così per sempre Maria rimane per noi non solo l'esempio di come nella fede una creatura umana apre lo spazio alla presenza del Signore, ma anche l'immagine perfetta di che cosa significhi camminare nella fede, attraversare il quotidiano e le prove della vita, custodendo e facendo crescere in sé la luce della fede, la memoria del Dio misteriosamente presente accanto a noi. L'annuncio dell'anno mariano che il Santo Padre ha proclamato raggiunge anche noi nella storia concreta che stiamo vivendo in questa vigilia del terzo millennio dall'incarnazione del Signore. Apriamo una parentesi, qui l'allora appunto Cardinale Ratzinger si sta riferendo all'anno mariano indetto da Giovanni Paolo II negli anni '80. Dunque, prosegue il Cardinale Ratzinger, molto più che al tempo del re Acaz, davanti agli avvenimenti che contrassegnano il momento presente, siamo tentati dallo smarrimento e il nostro cuore si agita come si agitano gli alberi della foresta per il vento. Non sono solo i nemici esterni che avvertiamo minacciosi, è lo stesso progresso costruito dall'uomo che sembra insidiare l'uomo. Abbiamo a volte l'impressione di aver creato meccanismi di sviluppo scientifico, sistemi di informazione e di controllo, energie costruttive e distruttive, nello stesso tempo stupende e terribili, che ci sfuggono dalle mani e ci minacciano. Un sentimento di impotenza e di sfiducia sembra talvolta impadronirsi dell'uomo, sostituendosi amaramente all'euforia del progresso che caratterizzava l'epoca immediatamente a noi precedente. Di fronte a questo scoraggiamento, alle delusioni derivanti dalle speranze poste nel presunto realismo della grande politica, sorgono nel nostro cuore di nuovo le grandi domande. Qual è il vero progresso? Qual è il senso della storia? Come custodire e difendere la vita? Anche a noi, oggi il profeta dice, chiedi un segno dal Signore, tuo Dio. L'anno mariano è il grande richiamo rivoltoci perché riconosciamo il segno che ci è stato dato. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio che chiamerà Emanuele, Dio con noi. Il segno di Maria alla vigilia del terzo millennio ci indica la strada dell'autentico progresso dell'umano. Il segno di Maria è innanzitutto il segno della fecondità nella fede, nella storia. Lo psicanalista Erich Fromm, scomparso pochi anni or sono, ha radicalizzato la distinzione tra essere e avere, formulata da Gabriel Marcel nell'alternativa essere o avere. Egli ha indicato la malattia della nostra civiltà occidentale nel fatto che noi trasformiamo tutto in avere. Ma si può avere qualcosa solo se prima lo si è ridotto a qualcosa di inerte, di morto. Perciò egli ha definito la nostra civiltà, che è una civiltà dell'avere, anche come una civiltà della necrofilia, dell'amore per le cose morte e per la morte. Forse in ciò egli è stato troppo radicale, tuttavia è esatto dire che un mero progresso nell'avere si trasforma per logica interna in un progresso verso la morte. Un progresso nell'avere cui non corrisponda un progresso nell'essere è mortale. Ma il progresso nell'essere lo possiamo conquistare solo attraverso un approfondimento interiore, attraverso la contemplazione, in cui noi ci apriamo al significato vero e così ci assimiliamo ad esso, diventando noi pure pieni di significato. Una civiltà senza contemplazione non può durare a lungo. E anche una comunità cristiana senza contemplazione non può durare a lungo. Un cristianesimo troppo condizionato dalla mentalità attivistica, in cui tutto dipende dal fare, dal programmare, facendo affidamento solo sulle proprie risorse, un cristianesimo che separa sempre più Cristo dalla madre, a poco vede rinsecchire le proprie radici spirituali. Ci meravigliamo se poi succede quanto annota Luigi Maria Grignon de Monforte in Calcia un detto del profeta Ageo, capitolo 1,6: «Voi fate molto, ma non ne viene fuori niente. Se il fare prende il sopravvento divenendo autonomo, quelle cose che non sono da fare, ma che sono vive e vogliono maturare, non potranno più esistere». Scusate un'altra parentesi, vi ricordiamo che abbiamo fatto una serie di video dedicati al trattato della vera devozione di San Luigi Maria Grignon de Monforte, dove si parla appunto di queste cose e ricordiamo dei tempi di Maria. Questi sono i tempi di Maria. Conclude così il cardinale Ratzinger: l'anno mariano ci invita a guardare a Maria, a cogliere nella sua fede, nella sua disponibilità, nella sua contemplazione, lo spazio dove la vita è accolta e può maturare. In questo anno mariano ci è indicato il segno di Maria, non solo come esempio, ma anche come madre che realmente coopera. Oggi, allo sbocciare della vita della Chiesa, se la Chiesa nella sua dimensione quotidiana non vuole ridursi solo ad arida istituzione ed attivismo che esaurisce, deve guardare a lei. La vita può crescere e svilupparsi solo sotto il calore di un cuore materno. Lei, Maria, che nella fede ha dato al mondo Cristo, la vita, continui oggi con la sua intercessione materna a generare nel mondo, attraverso la nostra fede, la Chiesa come spazio concreto di vita e di speranza nella storia degli uomini. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Grazie.